Silvia Toffanin, siamo abituati a vederla sempre dolce, sorridente, che riesce perfettamente ad immedesimarsi nei suoi ospiti, a commuoversi con loro e a riuscire a raccogliere i loro segreti più intimi. Ma nella puntata di ieri, sabato 15 maggio, le cose sono andate un po' diversamente e, in apertura di programma, la Toffanin ha risposto a muso duro a chi l'accusava di qualcosa di molto pesante. Ma vediamo cos'è accaduto. La modella transgender Lea T si è scagliata contro Silvia Toffanin e tutto il programma Verissimo, accusando di discriminazione e censura. La donna è stata intervistata da Silvia e la sua intervista sarebbe dovuta andare in onda come tutte le altre, ma dopo l'intervista a Giorgia Meloni, trasmessa una settimana fa, la modella brasiliana si sarebbe duramente scagliata contro il programma, chiedendo di non mandare più in onda la sua intervista. La modella scrive che preferirebbe che la sua intervista non fosse più mandata in onda perché il suo pensiero sociopolitico sarebbe distante anni luce da quello di Verissimo, poiché ha concesso la parola alla leader di Fratelli d'Italia, Giorgia Meloni, definendo il programma Verissimo miserabile. Silvia Toffanin ha deciso di mandare in onda comunque l'intervista, ma prima di farlo ha fatto una premessa, rispondendo alle accuse di censura della modella transgenica. La protagonista di questa intervista è una modella trans che, dopo aver visto l'intervista alla Meloni, ha pubblicato delle affermazioni pesanti, accusandoci di censura e di discriminazione. È così che esordisce la moglie di Berlusconi Junior. Lea T ci accusa di censura e allo stesso tempo ci chiede di non mandare in onda l'intervista perché abbiamo dato spazio ad una persona che la pensa in modo diverso da lei. Allora, chi è che discrimina? Si chiede Silvia Toffanin. E conclude, prima di mandare in onda, l'intervista della modella. Le parole censura e discriminazione non ci appartengono, non appartengono a Mediaset, non appartengono a Verissimo e certamente non appartengono a me. Anche Giorgia Meloni si pronuncia sull'accaduto tramite i suoi social. Strumentali e infamanti accuse contro la redazione di Verissimo, la loro colpa avermi intervistata. I guardiani del pensiero unico non accettano che venga concesso diritto di parola a chi non la pensa come loro. Insomma, una Toffanin come non l'avevamo mai vista. Iscriviti al canale se non vuoi perdere altri servizi.